Ciao a tutti amici di Cadendo Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a RimWorld. Nello scorso episodio un paio di insettacci hanno provato a romperci le scatole, ma siamo riusciti a gestirli abbastanza bene. Una cosa di cui mi sono appena accorto è che Mal non sta più creando farmaci, anche perché Grunt li sta creando, perfetto. E c'è un po' di roba da riparare e da ricostruire, e ne abbiamo fatta molta di strada nello scorso episodio. Intanto l'ospedale adesso ha le mura di marmo, poi abbiamo potenziato le batterie, qui dobbiamo potenziare la produzione di energia eolica e buonanotte solare. Abbiamo costruito un nuovo sistema di torrette a nord che adesso però va, scusate, sistemato. Poi andiamo a smantellare questi sacchi perché sono inutili. Ok. Anche questi. Va bene, procediamo. Procediamo così. È apri maggio, i pioppi tornano a crescere. Abbiamo ancora molta pietra, potremmo andare a migliorare, ad esempio, le mura della sala di ricerca. Faccio subito. E le mettiamo di marmo anche queste. Tranne la porta che è già automatica di legno, va benissimo. Questo va un po', diciamo, ad evitare il rischio di incendi e poi rende le zone in cui rinvivono un po' più gradevoli. E poi la pietra è bella, guardate, sembra veramente di essere una città storica. C'è anche questo magazzino interno che andrebbe sistemato. Perché no? Ho usato moltissimo legno perché è facile da reperire, ma adesso che ho un po' più di tempo di pietra ci sta. Ah, il biliardo allena l'abilità di tiro. Interessante. Crollo del soffitto, questo c'era da aspettarsi. Boom. Ok, e adesso rimettiamo le mura. I muri, anzi. Va bene. Avevo ancora 6 ordigni esplosivi. Vanno costruiti, ragazzi. Ta-ta-ta. Ordine esplosivo, ne facciamo quindi 14. E poi aggiungiamo anche un ordigno incendiario. Ne facciamo 6, vanno bene. Perché in caso di assedio con gli ordigni incendiari cerchiamo di dare fuoco alle zone dove i nemici si insediano. Intanto notate che Pratt sta sapientemente continuando a costruire dei materiali e dei componenti avanzati. Ci serviranno due occhi e un braccio. Gli occhi ovviamente per Celia. Abbiamo 11 componenti avanzati. Io direi che dopo questo possiamo poi iniziare con i due occhi. Intanto guardate, niente, è proprio il momento di andare sul mondo, partire con una carovana, prendere come sempre il buon Bill. Anthony è sempre il migliore. Prendiamo Anthony e Judas di Mafalo. E si parte. Allora, pasti 10. Belli inutili. Il foglio di psicologi da vendere. I sacchi a pelo ovviamente perché devono dormire. E poi tutto ciò che è inutile. Ma anche tutto il vestiario. L'abbiamo fatto apposta per vendere. Scegli percorso. Vai. Boom. E facciamo partire un'altra carovana di loro. Vai. Questa volta Tessie. Buona.
Ok, intanto qui si è esaurita la trivella, la dovremmo reinstallare, andiamo a vedere dove. Ragazzi, dobbiamo cercare più acciaio. Ok, installiamo la trivella qui. Buono, adesso possiamo staccare. Questo dovrebbe essere acciaio, perché mi sembra abbastanza largo e in teoria di solito quando c'è così tanto spazio. Aia, mal si è beccato una botta per il crollo del soffitto. Come sta? No, sta bene. Sta guardando la televisione, vediamo i bisogni. Lo svago sale tantissimo quando sta nella sala cinema. Mangiato senza tavolo e buio. Allora. Dovrei fare dei tavoli in tutte queste stanze. In modo che mangino con un cazzo di tavolo. Scusate la parolaccia, ma. Quanto tessuto abbiamo? Il tessuto è tutto andato. Ok. Quindi qui diventerà tessuto quando finiamo con le patate. Ci serve il legno. Molto bene. E qui ci serve il taglia le piante perché queste sono le palle davanti alle torrette. E dovremmo tenere libero questo è la visuale. Assolutamente. Boom. Tutta questa zona la liberiamo adesso. Ok. Continuare a lavorare l'acciaio. E qui abbiamo trovato altro acciaio, perfetto. A questo punto scaviamo in modo da creare un corridoio e creiamo due porte normali di granito. Perché così almeno c'è un po' di la possibilità di spostare l'acciaio un po' più velocemente invece che fare tutto il giro. Occhio bionico incompiuto, Pratt, d'accordo. Ok, perfetto. Quindi Kramer crea questo corridoio, Cummings aiuta. Voglio vedere se adesso che è passato un po' il casino, la dentiera, ok? Alimentazione 80%. Aveva la mascella completamente distrutta, quindi sarebbe bello avere una dentiera potente, però. Allora, commercio. Possiamo comprare dei muffalo, ma sapete che non ce ne frega niente. I pasti li abbiamo mangiati tutti? Giorno di cibo mi dice 3 e 7, però non sembra. Vendiamo le pelli. Vendiamo gli psicoidi. Siero Neuro Trainer Mac. Arte. Compriamolo, due ne possiamo comprare, vai, va bene. Cuore protesico, artigli potenziati, una protesi da combattimento per la mano. Questa roba la voglio. Questo è un casino però. Vediamo se riusciamo con i tessili a compensare e le armi. Sì, compensiamo alla grande, ragazzi. Torniamo a casa con gli artigli e vediamo su chi li possiamo piazzare. Probabilmente qualcuno con dei problemi alle mani che non sia un crafter. E che sia bravo nel corpo a corpo.
Ad esempio, Bill, no, perché è un medico. No, cosa dico? Però secondo me gli distruggo la costruzione. Grunt, però cucina. Devo studiarmi questi artigli, vedere che bonus e che malus danno, e poi prenderò una decisione. Intanto qui disattiviamo l'impostazione delle batterie, visto che ne abbiamo costruite tre nuove. Per immagazzinare più energia abbiamo costruito anche tre nuovi pannelli solari che vanno a potenziare l'energia. Ormai la solar farm qui è fantastica ed è partito un incendio. E siamo strafortunati, perché ho disattivato l'interruttore delle batterie di emergenza veramente 3 secondi fa. Adesso chiediamo a Nelly di attivarlo immediatamente perché sta arrivando la sera, i pannelli non funzionano più e sicuramente andremo a utilizzare le batterie. Che meraviglia! Ricerca. Sensori per il volo stellare. Andiamo a ricercare. Cos'è questo? No, un boomerat adulto. È diventato domestico, va bene. Facciamo fuori sempre i predatori e anche i tacchini. Canna di megragno, che schifo, non la voglio. Potrei fare il kib, come si chiama, il cibo per gli animali. Vegetali e carne di megaragno. Ripeti per sempre, chiudi. E lo mettiamo qui in mangime. Sì, perfetto. Ottimo. Ok. Vedete che Cummings adesso prende la canna di megaragno. Ah, lo porta direttamente? No, qui il mangime non serve, scusate. Il mangime me lo portate per favore nel pollaio. Però è positivo perché praticamente adesso i nostri animali possono nutrirsi di mangime. E quindi efficientiamo perché avremo la carne di megaragno, quindi la mangiare gli animali. Carne di megaragno e fieno, perfetto. Perfetto. Intanto arriva il scusate, il riso, lo leviamo, rimettiamo il cotone e stavo pensando, piante curative 67 è ancora buono. Però poi potremmo fare una nuova tornata di piante curative per produrre più materiale medico, perché non abbiamo farmaci. Magari Pratt potrebbe farne un po'. Ok. Quanto cazzo di legna abbiamo, ragazzi? Ho tagliato abbastanza legna, direi. Questa colonia ormai è fantastica. È fantastica. Sì, perché abbiamo fatto strada di fronte ai cannoni. Uno scoiattolo è diventato domestico, chiudi. Questo lo macelliamo. Grazie. Blocchi di ardesia, architetto. Allora, mi smantelli, perfetto. Strutture, muro, ardesia. Questa volta non faccio la sciocchezza di abbattere tutti i muri per poi fare i muri di ardesia. Facciamo metà
distruggiamo, metà costruiamo e poi il giorno dopo facciamo il resto. Quindi anche in questo caso rimettiamo le mura. C'è una festa in camera di Bill. Io quasi quasi, però, la zona festa nelle varie zone. La metterei nella zona della sala comune perché è più grande, c'è più arte. Sì, insomma, secondo me è più bello. Penso. Tanta roba da fare sempre. Allora, l'artiglio dove me l'hanno piazzato? Eccolo qua. Ah, le lame possono essere ritirate rendendola utile come una mano biologica per i compiti normali. Quindi praticamente sembra che gli artigli potenziati non diano quel gran danno nella manipolazione. Bill. Anthony. Nelly. Nelly, 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 Nelly. Intanto è un'ostruzione arteriosa, non va bene. Installiamo l'artiglio potenziato sulla mano destra. Installiamo un cuore. Nelly si sveglia e si piazza sul letto. 10-17. Operiamo Nelly. Dobbiamo fare due operazioni, una al cuore e una alla mano. Quindi Nelly avrà praticamente degli artigli alla Wolverine che possono essere usati. Che operazione è andata? Gli artigli potenziati, top. E adesso, sempre con la stessa anestesia, inizia l'installazione da parte di Anthony del cuore della protesi. Perfetto. E quindi anche l'ostruzione arteriosa adesso è andata, perfetto. E Nelly è come nuova. Top. Quindi praticamente poi gli chiediamo di lasciar perdere il coltello. E secondo me nel corpo a corpo con gli artigli sarà bestiale. Poi la proviamo. Ok. Qui c'è un occhio bionico in computer. Branco sanguinario di cosa? Oh Gesù. 14, 15 lupi artici. Oh my God. E tra l'altro da do dove arrivano secondo voi i lupi artici vanno ad attaccare l'unica zona che non è difesa dalle torrette come si dovrebbe. Ormai ci ho fatto l'abitudine, che vi devo dire. È che sono tanto scemi che si sono fatti ammazzare tutti, ragazzi. È andata. Facili facili proprio. Ok. Quanti occhi bionici abbiamo? Fegato, rene, braccio, rene, muro e polmone, muro, soprattutto polmone. Pratt, perché non stai facendo niente? Perché sei nottambulo, ok, quindi dormi, ok. Cosa sto facendo qui? Querce. Ha senso quello che sto facendo? No. Sto semplicemente piantando delle patate. E vi chiedo scusa. Sto piantando delle patate, ma in realtà voglio mettere delle querce. Forse potevo copiare la impostazione.
Ok, adesso i nostri agricoltori sapranno che cosa fare. Voglio creare dei viali alberati, insomma. Gasato di cibo, eclissi, campo di banditi. Se facciamo fuori questi banditi, otteniamo un'intelligenza artificiale, ragazzi, ci serve tantissimo. Ci sono sei nemici, io quasi quasi qui costruisco le coppie e mando sei, lancio sei dei miei tra i miei migliori guerrieri contro questi banditi per farli fuori e per ottenere l'intelligenza artificiale che vi ricordo è necessaria per vincere con l'astronave. Ora intanto ci sono 21 gradi. Forse è giunto il momento di disattivare le stufe. Tengo attiva soltanto quella. Tengo attive, al plurale, soltanto quelle nelle serre. Andiamo a chiudere il nostro laboratorio. Ragazzi vanno macellati i lupi. Caspita. Devo veramente star fermo con gli ordini perché è pericoloso. Quanto acciaio abbiamo? 250, pochissimo. E ce ne serve tantissimo per tutto, per le torrette, per i pod di lancio. Finalmente li utilizziamo però. E finalmente facciamo un assalto. Per la prima volta Aurea diventerà una città che assalta, non una città che si difende. Wow, emozionante. Boom boom boom. Perfetto. Questa volta il tetto non collassa, almeno. E guardate che bello il viale alberato. A parte che uno cerca la simmetria, no? Poi arrivano i Ring che piantano un albero a destra e uno a sinistra. Però il viale alberato per l'ingresso a sud ce l'abbiamo. Missione campo banditi in altra? Luciferium per 20? No, grazie. Luciferium proprio non lo voglio. Questi stanno piantando le querce. Nella No Man's Land, ragazzi, nasce un po' di vita. Ottimo. Qua non c'è più passato nessuno, forse il motivo è semplice. Dobbiamo tenere aperta questa porta. Grazie. Adesso se teniamo aperta la porta, ovviamente anche il comitato di benvenuto, detto anche il corridoio della muerte, funzionerà. Cosa stiamo ricercando? Gli sensori per il volo stellare, ok. E due ottimi ricercatori contemporaneamente vanno lenti perché adesso le ricerche sono toste, quindi dobbiamo riprendere. Nelly. In questo oggetto me lo molla, questo coltello di acciaio. Può tranquillamente combattere a mani nude. Anzi, mi prendi un animale per favore. Voglio cacciare qualcuno. Cinghiale maschio. Nelly. Vieni qua. Sono curioso, voglio proprio vedere come va. Anche perché, allora, oggetti, corpetto antiproiettile del metto. Non è che sia ben difesa, Nelly. Però io vado adesso con gli artigli potenziati nella mano destra ad attaccare corpo a corpo il cinghiale. Vediamo che cosa succede. Va a finire in ospedale, Nelly, ma. Primo attacco del cinghiale, colpito, ferito, gamba posteriore destra, graffio, artigli potenziati. Secondo colpo, il cinghiale muore perché il
corpo viene graffiato, la gamba posteriore sinistra viene graffiata, il collo ha una cicatrice da morso, ma non c'entra niente. Ok. Ragazzi, Nelly con due pugni ha ucciso un cinghiale. Con gli artigli potenziati. Ok. Diamo un obiettivo a sedia di salute. Operazione, installiamo un occhio bionico sul destro. Ok, e prendiamo Anthony, che va ad operare Celia. Ragazzi, la prima cataratta se ne va, ve lo dico. La prima cataratta di nonna Celia se ne va, arriva un nuovo occhio bionico, ragazzi. Yeah! Non le pare vero. Vediamo se possiamo aggiungere un altro ordine. No, l'altro occhio non è pronto, ok? Dovrebbe essere qui allora, infatti. Eccolo qui dove l'altro occhio, Pratt, lo sta craftando. Non male. Perché questa ragazza, scusate, oggetti? È svuota. Dai che installiamo anche l'altro, intanto che è la stessa anestesia. E... Riso ci saluta, pianta curativa, ritorna. Perché ne abbiamo troppo poche. Completato occhio bionico, vai. Sinistro. Boom. Ah, sempre tre medicine però, ok. Se gli è perso, un bambino comatoso. Guardate un po'. Occhio destro bionico, occhio sinistro bionico. Colonna vertebrale bionica, torso gracile perché è vecchia, perché ha 93 anni, ragazzi. Ma adesso Celia è veramente al top. Non ci servono niente gli occhi bionici. Magari ad operare. O vedere i pazienti con i raggi X, qualcosa del genere. Stiamo perdendo energia, ma tanta anche. Ah, perché c'è stata so io perché. Perché c'è stata un'eclissi e quindi tutti i pannelli solari hanno smesso di funzionare e fidatevi che abbiamo molta energia solare, pure troppa. Creiamo altri due pannelli eolici, giusto per sicurezza. L'acciaio manca, ma cercheremo di ottenerlo. Tanto quanto mangime abbiamo? Poco, perché lo mangiano, giustamente. Ok, quanti lupi stiamo macellando? Li abbiamo fatti tutti? Abbiamo molta carne di lupo? Sì, decisamente. Decisamente. C'è il megatemporalone e c'è il matrimonio ragazzi di Gus e Kitty. Ehi ehi ehi! In questa notte buia e tempestosa, Gus e Kitty si sposano. Eccoli ragazzi! No, vabbè, questo è un momento bellissimo. Sono tutti. No, ma! Sono tutti di fronte a Gus e Kitty. Il Muffalo esce per favore. Stanno dicendo sì. C'è anche nonna Celia con gli occhi nuovi. Si è ripresa dall'anestesia? Sì, certo. Cazzo, la vista al 125% adesso. Cioè, non è che servivano gli occhi bionici per un'operazione alla cataratta, però vabbè, dai. Ragazzi, è bellissima. Dormono Gus e Kitty? Non ci posso credere. Gus e Kitty dormono separati. Allora, Mal, che è il master builder, mi costruisce il letto di Gus e Kitty nella vecchia stanza di Kitty.
Perché qui? Perché queste sono più belle. Queste stanze sono più belle, secondo me. La cerimonia di matrimonio tra Gus e Kitty è terminata. Adesso, quando questo megaletto reale sarà pronto, avranno il loro spazio e saranno contenti. Questo è uranio. No, è arenaria. Va bene, ho visto male. Kitty dove sta... Kitty secondo me sta dormendo, esatto, in cucina, nella cella frigorifera. Veretta. È bello pensare alla pioggia fuori, le lampade che illuminano l'esterno, la pietra, le vigata. Insomma, è una colonia bella, posso dirlo. Eccellente, ottimo. Prendiamo Gus e prendiamo Kitty. Chiudi, Kitty, svegliati e vai a dormire. No, si sveglia e si mette a trivellare. Andiamo bene, andiamo benissimo. Guarda, ok. Qui abbiamo perso l'energia elettrica. Fantastico. Cos'è che brucia? Sì, brucia roba che poi si spegne perché piove. Come va il viale alberato? È un po' orrendo. Speravo in qualcosa di meglio, ad essere sincero. Invece qui la foresta sta andando proprio bene perché vedo che i pioppi adesso sono maturi al 96%. È probabile che i nostri rim andranno a... raccogliere, quindi noi cancelliamo l'area di semi e teniamo i pioppi qua. Li utilizzeremo soltanto se necessario come riserva di legno, ma abbiamo talmente tanto legno che non è un problema. Intanto, non dimentichiamoci che qua c'è un obiettivo di assalto. Quando avremo l'acciaio, pod di lancio e 75 carburante. Perfetto. Da quanto sto registrando, ragazzi? 32 minuti. Allora, vi ringrazio per essere rimasti con me in questo episodio. Vi chiedo di lasciare un pollicione in su e ci vediamo alla prossima. Magari riesco a fare veramente questo assalto con i pod di lancio. Oppure semplicemente continuiamo nel miglioramento della colonia. Sono molto contento del fatto che comunque la colonia adesso ha molti edifici in mattoni. Non tutti, però la maggioranza sono in mattoni. E a tendere vorrei trasformare tutti in mattoni. Potenziare la zona dei pod di lancio e poi dovremo creare una zona per l'astronave che potrebbe essere questa zona. Questa zona mi è troppo esposta. Questa zona qui potremmo veramente costruire la nostra Cape Canaveral con l'astronave per la vittoria della partita, anche se servirà tempo. Architetto, astronave, per adesso abbiamo soltanto lo scafo, per cui serve acciaio, plastacciaio. L'acciaio, ragazzi. L'acciaio, ce ne serve veramente sempre troppo. Va bene, noi ci diamo appuntamento al prossimo episodio, come sempre un ringraziamento e a presto.